Capricorno, sono un piscatore, mi danno un fastidio. Patti, buongiorno. Buongiorno. Dove, come, quando, perché, con cosa pulire le finestre? Andiamo con ordine. Sì. Prodotti allora. Per pulire le finestre. Allora, se non abbiamo i prodotti per pulire i vetri, per esempio, possiamo crearceli fai da te. Come? Con le cose che abbiamo a casa. Beh, con l'acqua, naturalmente, e usiamo l'acqua calda o acqua tiepida, mai acqua fredda. E poi possiamo pulire le finestre. Poi vediamo anche la metodologia, da dove si cominciano a pulire queste finestre. E, allora, acqua. Acqua. Che ci mettiamo nell'acqua? Poi ci mettiamo dell'aceto, un po' di aceto. Per cui una tazza di aceto per ogni litro d'acqua. E poi possiamo, se le finestre fuori, le vetrate sono particolarmente sporche, possiamo aggiungerci... Sei uno zozzone. Sì, beh, se... ci sono finestre che comunque sono veramente quelle dove abito io a Chioggia, vivo al mare, quando c'è la pioggia porta la sabbia, per cui fuori c'è tanta... Scende la Chioggia, ma che fa? Se esatto. Ci bagniamo un po'. Esatto. Vabbè. Per cui, niente, facciamo questa miscela e si va a pulire la nostra finestra. Ma da dove si inizia? Da dentro o da fuori? Allora, intanto iniziamo, si inizia sempre da fuori, però la prima cosa che faccio io è quella di pulire la nostra cornice, per cui i nostri infissi, la prima cosa, di rimuovere tutta la polvere, sia dentro che fuori. Si puliscono i vetri fuori prima. Perché? Perché di solito... E qui dove si accumula maggior la sporcizia, la pioggia e tutte queste cose qui. Per cui prendiamo il nostro panno di microfibra, la soluzione di acqua, aceto e un cucchiaino di detersivo per piatti che è molto forte e andiamo a pulire. Si comincia sempre dall'alto, come tutte le superfici si va a scendere, poi naturalmente dato che io ho messo un po' di sapone questo va risciacquato con acqua e poi va pulito prima di passare alla parte interna. Dicevo che prima a me piace pulire le finestre al tramonto, perché al tramonto vedo esattamente gli aloni e dove sono le cose che non vanno. Hai ragione, infatti una cosa da non fare assolutamente è quello di mettersi a pulire i vetri quando c'è il sole, per due ragioni. Il primo è perché il sole... tre ragioni. Il primo perché fa caldo, hai ragione. Il secondo è molto importante perché l'aria calda asciugherebbe subito questa soluzione detergente e non va bene. E poi anche appunto avremo degli aloni che non vedremo perché il riflesso del sole non ce li fa vedere. Per cui sempre in una giornata... senza sole oppure al tramonto. Poi abbiamo le piccole fessure, perché ci sono delle finestre che sono conformate in una maniera maledetta. E quindi che andiamo col pennellino, con la spazzolina? Allora, anche qua ci sono vari metodi di pensiero. Naturalmente questa è una finestra vecchia, perché sono le finestre ancora con gli infissi di legno, come quelle che ho io. Poi ci sono gli infissi con il PVC e che hanno le rotaie. Questa è più facile da pulire perché possiamo prendere una spazzola e cominciare a spazzolare, oppure prendere un aspirapolvere e poi pulire sempre anche con la stessa soluzione, va bene. Invece nel caso in cui noi abbiamo i tracks oppure le rotaie, per cui queste finestre nuove di PVC dove le sposti, le scorrevoli, quelle scorrevoli, ed è più difficile, io uso questo che è quell'aria compressa. Chiaro. Oppure fai con l'aspirapolvere con la bocchetta. Se non hai magari il bocchettone per piccolino... Te lo compri o se no puoi usare anche questo. Grazie. E poi va pulito. Allora, abbiamo il nipote del colonnello Laurenzi, al secolo Marco Martinelli, che adesso, ciao. Buongiorno caro, buongiorno. Ci farà degli esperimenti. Ad esempio, aceto e acqua, prego. No, allora l'aceto e l'acqua, diciamo che per il soccorso a Patti, quando si mette l'aceto nell'acqua semplicemente si diluisce. E diluirlo già è abbastanza diluito perché l'aceto commerciale è circa al 5%, al 7%, per cui comunque ce n'è pochino di acido acetico dentro l'aceto, che è appunto l'acido. Però funziona molto bene sugli aloni delle finestre oppure sugli aloni dei vetri della doccia, perché l'aceto, essendo un acido, scioglie i composti basici come il calcare. Quindi è ottimo, anche se io consiglio sempre, quando dobbiamo decalcificare tipo la macchinetta del caffè, di usare l'acido citrico, perché l'acido acetico intanto puzza, per cui insomma un po' puzzicchia e ha un odore molto acuto, no, l'aceto, e dall'altro lato è anche un acido un po' più aggressivo rispetto all'acido citrico e può rovinare le guarnizioni, può rovinare alcune componenti della macchinetta del caffè,
Quindi non fate queste cose fai da te di mettere l'aceto con l'acqua nella macchinetta del caffè, ma usate l'acido citrico che è molto meglio. Quello costa poco, però poi devi ricomprare la macchinetta, per cui non mi sembra il caso. Esatto. E invece il mix acqua-ammoniaca. Acqua-ammoniaca, qui parliamo di una base, l'ammoniaca. Io, diciamo, l'ammoniaca può essere utilizzata per sgrassare, perché l'ammoniaca va a saponificare i grassi, però c'ha un difetto l'ammoniaca. Che può aggredire alcuni metalli, tipo in cucina, se tu lo metti sullo zinco, le zincature, sulle cromature, può andare a danneggiarle. Quindi io preferirei acqua e sapone, come ha fatto Patti. Martina, però io mi aspettavo qualche reazione chimica, qualche palloncino. Ora dopo la facciamo, se vuoi... Cioè, no, non è che dopo la facciamo, non ci abbiamo più tempo. Allora, parlando di tensi attivi, volendo, posso farvi vedere un esperimento con acqua e pepe. Lo potete fare a casa con... Acqua e pepe? Acqua e pepe, sì, con i vostri, magari, bambini. Allora, praticamente, se tu metti l'acqua e metti del pepe... Abbiamo acqua e pepe, chiaramente, ma la cosa divertente è vedere le proprietà dell'acqua e dei tensioattivi. L'acqua si dispone con le sue molecole come una maglia che fanno galleggiare questi pezzettini di pepe, come se fosse un lenzuolo, no? Di tutte molecole d'acqua unite. I tensioattivi vanno a rompere questo lenzuolo e infatti se io ci metto il ditone con il sapone, se lo vedete da sopra, succede questo. Non si preoccupi, facci l'esperimento che poi... E si allontana dal dito, si allontana tutto il pepe, vedi? Ah. Perché? Perché il sapone va a sciogliere questa maglia e allontanare, come su un foglio, tutto il pepe dal, diciamo, dal mio dito. Bene. E adesso? Adesso si pulisce il dito e vado dalla nostra Patti che mi deve parlare di aloni. Sì. La carta di giornale è una mano santa. Sì, sì, la carta di giornale funziona sempre. Naturalmente anche però, qui... chiedo scusa ai colleghi giornalisti della carta impropriamente detta stampata. Si applicano con tanto affetto, vero, i tipografi e tutto quanto. Poi è guarda vero. Che non è carino. No, non è carino, però bisogna riciclare. Ma perché pulisce bene la carta di giornale per l'inchiostro? Ma perché l'inchiostro, infatti, vi consiglio alle signore che hanno la manicure di mettere dei guanti, perché poi rimane anche sulle dita, sulle unghie. E la carta di giornale, oltre ad essere all'abrasiva, ha questo componente dell'inchiostro che va a rimuovere gli aloni. Per cui olio di gomito, sempre. Ecco, poi se usate la scala, signore, fate attenzione comunque, o se no mettetevi tacco 12, funziona sempre quando si puliscono i vetri. Ma che sa di Patti? Sì, tacco 12 quando... Certo, ragazzi, per essere più alti. Sì, un colpo di sole, no, scherzo. Un colpo di sole. Martinelli, aloni. Sì. Allora abbiamo detto gli acidi. Allora... Volendo però, siccome siamo d'estate e abbiamo un sacco di zanzare purtroppo, quando schiacciamo una zanzara sul muro ci troviamo un pochino di sangue. E per eliminare il sangue però puoi fresco... Però mettere il gusto. Esatto. Poi preferibilmente con la ciabatta o con la ciabatta o con la pantofola. Allora, per eliminare il sangue fresco, acqua ossigenata. Ce l'avete a casa sicuramente per disinfettare. Il perossido di idrogeno, che poi è la molecola, va ad agire proprio sulle proteine del sangue, diciamo, e va a togliere la macchia. Io, se volete vedere l'effetto del perossido di idrogeno a casa, prendete l'acqua ossigenata, la mettete in un bicchiere, come ho fatto io con i lamponi. Adesso qua giù si vede un po' male. Dovrebbero simulare il sangue di una zanzara. Esatto. E vedete che il lampone si sbianca completamente, cioè praticamente il pigmento del lampone viene perso, perché l'acqua ossigenata aggredisce i pigmenti anche della frutta e della verdura, funziona anche sulle fragole. Ah, però tutto questo non c'entra poco nulla con gli aloni sui vetri, Martinelli, sono distratto? No, gli aloni sui vetri è che l'abbiamo detto prima, allora io ti ho dato il successivo tips sulle zanzariere che poi l'hai chiamato? Che... Tips, la successiva suggerimento. Tips e suggerimento? Sì. Va bene. A proposito di zanzariere, ferma! Le zanzariere. Come si fa? Perché come le tocchi si rompono, escono dai binari. Sì. Costano un occhio della testa. È vero Tiberio. Per cui niente, ci armiamo o di una spazzolina, magari con setole abbastanza morbide da poter penetrare i buchini, i forellini, sempre dall'alto verso il basso. Oppure io uso questo trucco quando ti viene la suocera a casa improvvisamente e passo a bere il caffè e magari vedo che ci sono degli accumuli di polvere, prendo questo rotolo a chiappa pelucchi e cioè lo tu vai passo. A prendere il caffè a casa delle tue amiche e giri con... No, quando le persone vengono a casa mia sto arrivando bene, oddio, magari ho la finestra aperta, si vede questo cumulo di sporcizia, la miseria. Io prendo questo qui e ci
passo sopra e si attaccano tutti questi residui, questi depositi. Io invece andavo con lo spruzzino e poi piano piano con la microfibra lentamente. Sei tempo, certo, devi farlo da una parte anche dall'altra. E dall'altra allora, quando abiti all'ultimo piano è difficile, però che fai? Anche perché Spider-Man, se la serranda viene giù, cioè se la zanzariera, se la zanzariera dall'alto va verso il basso, è difficile lavorare. Lo può fare solo metà, non funziona. Oh, a proposito, le finestre poi cambiano, cioè quelle in PVC, quelle in legno, quelle in alluminio. Evitare di rovinare il materiale. Beh, infatti, come appunto ha detto Marco, bisogna evitare di usare sugli infissi di alluminio, di usare prodotti, troppo acidici. Mm. E infatti di usare questa soluzione di acqua, acqua e sapone, oppure acqua, neanche d'aceto, l'acqua e sapone. Come si fa? E poi si risciacqua e si asciuga subito, immediatamente. Ma buongiorno. Hai le zanzariere? Certo, e mi si è rotta sotto. Classico. Un classico. Però questa cosa mi interessa molto. Sai il periodo questa del qui? Polline? Ti si attacca tutto alle zanzariere. Sì. Succede. Succede. Martinè, ecco. Altri esperimenti? C'ho l'ultimo, l'ho già preparato. Un altro. Volevo solamente dire che purtroppo quando si parla di pulizie spesso si cita tantissime volte il bicarbonato. Bicarbonato che viene utilizzato ovunque, ma che in realtà non serve a niente, perché non sbianca, non pulisce, è semplicemente un blando abrasivo e non disinfetta soprattutto, per cui non cercate di disinfettare. Guardi che adesso i produttori di bicarbonato l'aspetteranno fuori. Esatto, so che mi aspetteranno fuori. Però con il bicarbonato ci potete fare una cosa molto divertente per i bambini. Mettete dell'aceto in una bottiglietta d'acqua. Sì. Poi ci mettete il bicarbonato, lo mettete in un bel palloncino. Sì. Il palloncino che sia sufficientemente grande da stare sul collo della bottiglia. Uh-huh. Sì. Poi andate a... Nel palloncino lei preventivamente aveva messo... L'aceto. Bicarbonato. No, bicarbonato. Il palloncino. Questo è un ottimo modo di usare il bicarbonato. Che divertimento! Questo devo oggi dire... Lo farò. Non è mai. Poi, lo farò. Oggi vi potrete sballare con questa cosa divertentissima. Invece che andare a fare le prove di palloni gonfiati in televisione non ce ne sono abbastanza, ci abbiamo messo anche quello. Va bene così. Sì, bene.